nel frattempo mi sposto in zona centrale perché vedo degli ospiti che aspetto dall'edizione di novembre. Prego! Tutti e due, è una volta che vi ho qui, io ne approfitto, scusate, ma scusate per l'attesa anche voi, anzi, prego. Allora, vi faccio un pochino più in là. Ma questa è una registrazione? Siamo in diretta? No, siamo in diretta. Siamo in diretta sui canali Twitch di Security Cert. Allora, ho con me il professor Paolo Reale, il professor Paolo Dalchetto, due pietre miliari. Ecco, ci facciamo pure un bel selfie. In diretta. Per me due pietre miliari del mondo della forense, assolutamente. E ho avuto il piacere di essere allievo del professor Dalchetto, del professor Reale. Indirettamente ho in qualche modo collaborato a una ricerca che ha guidato il professor Dalchetto. E siamo in famiglia. Sono contentissimo, sono emozionato. A casa, sono emozionato come un bimbo. A novembre sono riuscito a rubarvi una fotografia, oggi addirittura riesco ad intervistarvi. Mi sento veramente emozionato. Allora, pietre miliari dell'informatica forense, presidente del Osservatorio Nazionale dell'informatica forense, professore a più riprese insomma nelle varie università, oltre ovviamente a collaborare sia con ONIF, con la Lui è anche fondatore, siamo esatto, fondatori. Sì. Anziani fondatori. Sì. 2015, sono quasi 10 anni che io continuo a voler venire ad Amelia e puntualmente non riesco a venire al raduno tutti gli anni, all'evento tutti gli anni. 18 ottobre, mi raccomando. Mi tengo libero già da adesso, mi preparo sul planner. Allora, partiamo un pochino con le domande più o meno provocatorie. Cercherò, ovviamente tratteremo il tema della forense, estremamente delicato. Anzi, partiamo dalle basi. Forensic Games. Sì. Siamo alla terza edizione, se non ricordo male. Abbiamo fatto un passetto in evoluzione con i truccatori dell'Ampass che hanno contribuito a rendere un pochino più realistico. Volete darci un pochino quella che è stata la narrativa non si può perché dobbiamo aspettare i report, però l'idea con cui avete voluto contribuire a questo progetto. Chi comincia? Scegliete. Allora, innanzitutto secondo me è doveroso fare i ringraziamenti a Mario Anglani per l'ideazione di questo format, che è tutto suo. È lui che ha lanciato quest'idea, dobbiamo fare questa cosa. Poi certo, noi gli abbiamo dato una mano a realizzarla, ma è tutto merito suo. E nella fattispecie di questa particolare organizzazione bisogna ringraziare anche Alessandro Farina, che in questo momento è giù che scruta, controlla, verifica. A novembre gli avevo chiesto di intervenire proprio sui Forensic Games, ha detto no, io in diretta non ha esiste. Ha creato una storia molto bella, appassionante, complicata, che è quella che poi oggi hanno cercato i ragazzi di risolvere. Che scopriremo eventualmente dopo. Forse, perché ho paura che qualche cosa non abbia proprio, non sia stato colto per come doveva essere. Quindi sì, ecco, al di là del ringraziamento, comunque l'iniziativa è molto bella perché fa capire, secondo me, in maniera molto immediata, diretta, proprio vivida, qual è la reale difficoltà che hanno i nostri operatori delle forze dell'ordine, che spesso vengono anche criticati in alcuni casi perché non hanno fatto quell'operazione o quell'altra. In realtà è complicato, è difficile gestire situazioni di questo tipo perché, a parte l'aspetto emotivo, l'aspetto tragico, ma è veramente ogni errore che si commette sulla scena del crimine spesso è difficile recuperarlo a posteriori. Certo. E questo vale sia per chi agisce fisicamente e cerca le tracce, le impronte digitali, le tracce di altra natura, ematiche, ma anche per quelli che fanno l'informatica, che sono terrorizzati, vedono questo PC, sembra un totem, ma lo posso toccare, ma se lo accarezzo, perché effettivamente ha il terrore di sbagliare. Mi viene in mente la scena di Indiana Jones in cui cerca di scambiare l'idolo con il sacchetto di denaro. Se vogliamo è quello, che qualcuno ha dovuto insistere, vabbè, dai, puoi anche toccare, perché effettivamente, ed è giusta come sensazione, però fa capire bene qual è la complessità, la necessità di arrivare sulla scena del crimine con procedure, con competenze adeguate e sapendo affrontare la cosa nel modo migliore. Poi gli errori si commetteranno lo stesso, certo. Però certamente è minimizzata la cosa. Io ricordo una mozione molto importante delle lezioni con lei e con il resto del corpo docenti quando ci siamo incontrati a Genova. Sapere anche dire di no quando è il momento, quando viene richiesta un qualcosa per cui non si è competenti. Quello è importantissimo. A questo proposito, professor Dalchetto,
un'idea di quelle che secondo lei dovrebbero essere le capacità, le competenze che un, chiamiamolo first responder dal punto di vista informatico, dovrebbe avere? Ma direi che innanzitutto deve avere la curiosità di voler approfondire ogni aspetto nuovo che dovesse emergere nella propria vita. Oggi si è visto, come diceva Paolo, che le persone si trovano a disagio quando hanno un computer e non sanno se toccarlo, poi si smuovono, iniziano a toccarlo, ma poi dicono: è il cavo diretto, lo posso staccare o no? Se lo stacco, cosa succede? Se lo lascio lì, cosa succede? Cioè, il punto è che devi essere curioso e approfondire tutte le possibilità delle azioni che stai compiendo, magari anche in maniera sperimentale, quindi in questo caso non si può, ma ti prendi un PC, lo configuri in una situazione simile, attacchi un cavo di rete e vedi che succede. Lo stacchi e quindi che succede. Insomma, sapersi anche adattare. Devi adattarti e rispondere sempre alla domanda quale criterio devi utilizzare per prendere la decisione in questo caso. Dipende. Dipende, ma risposta che molto spesso avrai. E la risposta l'avrai facendo degli esperimenti, studiando, vedendo cosa hanno fatto gli altri, quindi studiando anche quello che hanno già fatto gli altri colleghi, sbagliando, magari se possibile sbagliando in contesti controllati, cioè sui campioni che acquisti identici ai reperti per fare gli esperimenti lì sopra, e a quel punto poi il lavoro che fai sul reperto funziona. È chiaro che in una situazione tipo oggi non ci sarebbe stato il tempo, però, e quindi improvvisare un po', ma nella realtà per fortuna in buona parte dei casi, non quelli in cui l'incidente deve essere gestito istantaneamente, hai modo di lavorarci con un po' di attenzione, magari a una parte del team fai fare una prova, tu ne fai un'altra e poi alla fine si fa quello che è la cosa migliore. Anche gestire le forze da questo punto di vista è fondamentale. Esatto, sì. Ritorno di qua, mi alterno un pochino così almeno riusciamo ad avere un quadro molto completo. Quanto spesso capita che un tecnico, effettivamente tecnico, nel senso non membro delle forze dell'ordine, venga chiamato a collaborare e appunto a supportare le forze dell'ordine in indagine forense, cioè dal punto di vista forense chiaramente? Allora, diciamo, magari per distinguere l'ambito, sulla scena proprio del crimine è rarissimo, se non quasi impossibile, che ci sia un consulente privato. Di solito sono esclusivamente forze dell'ordine, e di solito comunque il team informatico difficile che intervenga proprio in tempo reale in quel modo. La fortuna di solito degli informatici, che possono permettersi di lavorare dopo, a posteriori, cercando di ragionare bene su che cosa va effettivamente fatto. E quindi ecco, la situazione più che altro è questa, no? Si differenzia in questo modo. Poi nella fattispecie del nostro programma di oggi, quello che devo dire è che ho visto proprio da parte di tutti questa sorta di voglia di provare a fare le cose, ma nello stesso tempo la paura di provare, perché in effetti poi, se vogliamo, diciamo prima dell'esperto, l'esperto è quella persona che ha fatto innumerevoli sbagli in un ambito molto ristretto. Ora, gli sbagli vanno commessi facendo le prove poi in laboratorio, cercando di simulare, come diceva Paolo giustamente, perché questo è il modo corretto, è un approccio scientifico. Sulla scena del crimine funziona sempre, in un certo senso. In ambiente controllato, sulla scena del crimine non ci si può permettere. Vediamo che di cos'altro possiamo parlare. Abbiamo detto la competenza di un, diciamo, perito, tra virgolette, di un esperto in materia forense post scena del crimine. A questo, o meglio, pre-scena del crimine, in arrivo con le forze dell'ordine sulla scena del crimine. Parliamo di chi invece effettivamente poi arriva sulla scena per primo, senza ovviamente entrare nel merito delle azioni delle forze dell'ordine, che come al solito danno il massimo per ottenere il miglior risultato possibile, però capita spesso che non ci sia la preparazione, non ci sia la consapevolezza, anzi, non la preparazione, di quello che si sta andando a toccare. Vi capita magari di affrontare questo tema, di collaborare anche con le forze dell'ordine, non so, per formare dei first responder che siano effettivamente efficaci e consentano poi a chi viene chiamato in seconda battuta, diciamo, ad operare sui reperti, di fare un'azione ben precisa, di riuscire a costruire un bel procedimento? Se ci capita, facciamo attività di formazione molto spesso per le forze dell'ordine. Fortunatamente tutte hanno all'interno delle parti che si stanno specializzando, quindi i carabinieri, postali, insomma, forestali, tutti hanno dei loro reparti che mandano in prima linea quando ci sono queste situazioni, quindi non mandano quello che non sa accendere un computer, mandano quello che è a volte anche titolato con delle certificazioni interne, che sia in grado di gestire queste problematiche. Il punto è insegnare come gestirle. Per esempio, trovi un computer, lo accendi o lo
è acceso. Lo spegni? Il colore è acceso. Dipende. Comunque, guarda, è loggato o non è loggato? C'è lo smartphone. Hai il PIN per accedere? Sì, ok. Non ce l'hai? Provi, non provi, rischi di bloccarlo. Lo spegni, tanto adesso spegni uno smartphone è sempre altamente sconsigliato, per esempio, perché se è acceso ed è rimasto loggato almeno una volta, anche se tu lo vedi tutto bloccato, fare acquisizioni after personal lock, quindi puoi sbloccarlo senza bisogno di conoscere il PIN. Quindi sono tutte cose che devi dire allora, se certo, non lo sanno, certo. Abituati come un tempo a prendiamo e spegniamo, rischiamo di farlo anche oggi. Certo. Oggi prima di spegnere bisogna prendere più ragionamento. Ultima cosa che vi chiedo prima di lasciarvi liberi ad altri impegni, perché dovremmo andare a capire le premiazioni, esatto. Appunto, proprio a questo proposito, un consiglio che avreste voluto dare ma che non avete potuto dare ovviamente per ovvie ragioni ai partecipanti dei Forensic Games. Questa è una domanda interessante. Probabilmente fare più domande, fare tante domande, cioè siccome è facile sbagliare, piuttosto che provare a fare delle cose che magari comportavano degli errori, qualcuno l'ha fatto, l'abbiamo visto, fare tante domande, alla fine qualcuno mosso a pietà avrebbe detto, guarda, avrebbe forse indirizzato, cioè, forse se guardi meglio lì, forse guardi meglio. Però ecco, a parte le battute, fare domande è comunque un modo corretto di approcciare la materia. Noi stessi, tra esperti che siamo, ci consultiamo sempre vicendevolmente, perché quella curiosità che diceva Paolo corrisponde anche all'attenzione a non sbagliare, quindi a confrontarsi con gli altri. Quindi fare domande è un buon approccio intanto. Perfetto. Ma direi, per esempio, portarsi qualche aggeggio, una pendra con qualche strumento sopra, chiedersi prima cosa faccio se trovo un computer acceso per guardare dei file, acquisirli. La risposta era proprio online su Google, 900 certo, risultati. Magari potevano arrivare un po' più preparati. Giustamente sai che stai andando a fare i Forensic Games. Per le prossime edizioni suggeriamo, mi raccomando, di arrivare un po' più pronti. Allora, io approfitto, passo un attimo davanti, chiedo scusa e vi lascio un piccolo presente della nostra community. Grazie. Un bicchiere con cui magari riuscite a bere un goccio di birra in santa pace. Vi ringrazio per la pazienza, l'attesa e la volontà, insomma, di essere qui con noi oggi. Grazie anche per i Forensic Games. Grazie e a te. Buona premiazione. E alle prossime occasioni. Grazie mille. Alla prossima. Buon proseguimento. Grazie ancora. Eccoci qua. Quindi siamo in attesa delle premiazioni dei Forensic Games, quindi la discussione finale fondamentalmente, poi la scelta del vincitore, del team vincitore di questi Forensic Games. Ringrazio ancora una volta il professor Dalchecco, il professor Reale per il loro tempo e visto che vedo un attimo di calma, non vedo, non vedo speaker, non vedo altri intervistanti, chiamiamoli così. Mi prendo ancora un attimino e noi ci rivediamo fra poco con la conclusione di questo Akimbo. Buon proseguimento!